Salve a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Icasierro e oggi sono tornata con uno slime. Proviamo a fare uno slime, ma perché lo sto facendo? Perché voglio provare questa con la pubblicità della Skiffydoll che ha fatto Yolanda Sweet. Se sentite qualche cinguettio, sono i pulcini che ho preso da poco, sono nella mia stanza, nella gabbietta. Ma dettagli. Allora, innanzitutto qua dovrei tipo. Vabbè, si è seccata un po' di colla. Proveremo a fare uno slime con e senza colla. Cioè, sì, scusate, sono stupida, con o senza acqua, per vedere se c'è qualche risultato diverso. Allora, innanzitutto ho un sacco di bolle, perché è stata agitata, non so come, non so dove, non so perché. Io ho preso questa qua che è tipo foresta, una roba del genere. Allora, direi di provare prima quello senza. Se facessi un attimo di silenzio i pulcini. Vabbè. Anzi, facciamo così. Proveremo uno normale e l'altro ci aggiungeremo tipo l'altra colla e anche un po' di acqua per vedere come viene. Allora, come potete vedere qua, che c'è scritto, è 100% sicura lavabile, ok? Scritto qui in basso. Allora, questo è uno stecchino dello zucchero filato, ma dettagli. Allora, è molto, ma molto densa. Cioè, guardate. Vediamo se riesco magari a accendere un po' la luce, se fa qualcosa. Guardate, non ho messo nulla dentro e sembra già che lo slime stia per essere pronto. Ok. Adesso proveremo con poco. Non ho messo niente, davvero. Allora, proviamo a mettere allora soltanto l'acido borico senza bicarbonato, perché ultimamente la colla, non so perché. Ha bisogno anche del bicarbonato se metto l'acido borico, non l'ha mai fatto. Dato che sembra che si stia già rapprendendo, come dico io, mettiamo poche gocce. Straordinario e strabiliante. No, c'è bisogno anche del bicarbonato. State un attimo fermi, pulcini. Finito quasi tutto il carburato. Non tanto, ma perché? Perché ho la scatola bucata. E riprenderò. Non so perché. Intanto mio fratello che sta parlando sotto. Ma dettagli. Allora, allora, innanzitutto sta diventando più scuro perché essendo una colla trasparente, mescolando si creano delle bolle e diventa più scuro, ma in teoria dopo 24 ore funziona così, tranne il mio slime che non funziona mai. Comunque si secca prima. Dai, ce la possiamo fare. Allora, io ho la giacca perché ho freddo, sempre freddo. Allora, è ancora un po' appiccicoso. Intanto vediamo nei messaggi da Instagram. Vediamo se spengo cosa succede. Si vede, ok. Allora, sembra gialla dalla fotocamera, non so perché. Allora, devo dire che è molto bello. Sì, scusate, faccio ballare il tavolo. Perché il mio non è un cavalletto tavolo, si è girato anche. Stavo dicendo, molto elastico, un po' appiccicoso perché va lavorato con le mani, ma almeno è meglio, no? Così si secca dopo. Con dentro questi glitter. Se faccio così praticamente non si vede niente. Cioè non si vede lo slime.
Un attimo. Abbiamo anche dei criceti nella notte, non devi chiudere la gabbia. Cerco di fare un attimo calmare i pulcini e arrivo subito, ragazzi. E niente, ho provato a metterli a dormire, ma niente risultati. Comunque, sei riuscito a non far fare ombra con questa borsa? Sì, va bene. Non capisco perché ultimamente però gli slime sono più secchi. Sarà sempre la colla. Ho lasciato 2 minuti qua ed è già così. Ora, invece, proviamo con anche la colla trasparente. Questa qua che non mi piace per niente, dovrò cambiarla. Ok, così. Si è colata un pochino. Dettagli irrilevanti, un po' di colla glitter, questa qua, pulcino mi sa che si è appena lanciato. Ok, comunque costa tipo in edicola 3,50 euro. Scendi, ok. Adesso avrò sprecato mezzo litro di colla per niente, di questa qua, perché questa qua è quella trasparente, non è che mi frega tantissimo. Vediamo cosa succede. E niente, sembra che si sta addensando. Ma non è così. Pulcini, non so cosa fare. Ora aggiungiamo anche un po' di acqua. Perché stanno beccando? Sembra come quando lo slime è denso e fa fatica a prendere l'acqua. Ok, ora proviamo sempre prima senza. Sì, un pochino sì. Però ci vuole sempre un pochino di bicarbonato. Proprio quel pizzico, tipo uso questo che c'è già qua. Comunque sì, questa settimana è finita e quindi posso riprendere a fare i video. Guarda, sembra tipo il budino che si stacca, che roba. Questa settimana, scusate, ma veramente ho avuto verifiche tutti i giorni, ho scoperto soltanto l'altro ieri che avevo una verifica oggi. Guardate.
Sorry for the mia assenza di videocaccia. Ma come ho anche detto, il mio canale è nato per slime e continuerò a farli, li farò sempre gli slime. O comunque recensioni. Il mio canale è nato per questo e di certo non smetterò. Allora, serve ancora bicarbonato perché. Ok, fa male sto coso perché è quadrato. Che bello. Cerco di farlo addensare un po'. Ok, dopo secoli ce l'ho fatta. A parte che mi ha stoppato 2 o 3 volte lì perché non so. Ci ho messo un sacchissimo. È davvero strano. Quando stendo, si sente una cosa veramente strana, come se non si volesse stendere del tutto. Davvero è strano. Questo invece già praticamente si è seccato. Mischiamo qui. Sì, diciamo che più o meno è un esperimento riuscito. Allora, spegniamo la luce che non serve più. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento e un mi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Il video finisce qui. Ci vediamo al prossimo video che spero che sarà di Gashaverse. Ciao!